questo nuovo appuntamento in giardino. Qui mi trovo sempre in area gazebo tropicale, l'area che in questo periodo per me è più facilmente raggiungibile, camminando pian piano, zoppicando pian piano, riesco a raggiungere questo luogo in maniera molto semplice da casa mia, perché è veramente molto vicino all'uscita di casa mia. E qui ho le piante carnivore, glicine, alcuni cactus, delle rose, c'è una gardenia di cui sto aspettando le fioriture, i garofani, insomma un bel po' di piante. Però in questi video, come dicevo nel video della Dall'Intonia, che ho fatto precedentemente sulla Dall'Intonia, volevo occuparmi di piante carnivore e di piante che ho in questa zona, perché attualmente il giardino è un posto in cui devo andare quando c'è qualcuno, perché non posso ancora muovermi bene in un terreno un po' con dei dislivelli, rischio di mettere male la caviglia, magari di infiammare qualcosa e di prolungare la fisioterapia. Quindi mi occuperò di piante che ho qui in questa zona del giardino di casa mia, e tra queste piante ci sono tre piantine carnivore che sono un po' tre sorelle e che vivono in Europa, vivono anche in Italia. Parlo di Drosera anglica, rotundifolia e intermedie. Qui a parlare di Drosera, una pianta carnivora che a me piace tantissimo ed è molto spesso in coltivazione, perché non può non esserci una coltivazione di piante carnivore se non è presente anche la Drosera nelle sue specie, nelle sue varietà, nelle sue ibridazioni. Qui davanti alla telecamerina ho sistemato le tre Drosere che vivono in Italia, ovvero la Drosera rotundifolia, con queste foglie appunto rotondeggianti, a volte molto larghe, a volte un po' più piccole, ed è una pianta abbastanza diffusa in Italia, nel nord Italia fino alla Toscana. Dalla Toscana in giù non è presente sul territorio italiano. La Drosera anglica, diffusa nel nord Italia, soprattutto al confine con Austria, con Svizzera, zone di montagna dove gli ambienti non sono stati danneggiati come nel resto delle regioni del nord Italia, ad esempio come nella pianura. Le bonifiche di questi ultimi decenni e anche prima di questi ultimi decenni hanno creato dei danni notevoli alla flora italiana, e alcune di queste piante sono praticamente quasi introvabili. Drosera anglica la danno adesso come pianta estinta in Piemonte. Spero che non sia effettivamente così. Fino agli anni 70 era presente ad esempio nella zona di Druento, nella zona di Ivrea, al lago di Candia, però i danni al territorio per creare campi di coltivazione, quindi bonifica delle paludi, hanno estinto questa pianta in Piemonte almeno. Io spero che non sia così, spero che ci sia ancora un posto qui in Piemonte protetto in qualche modo in cui la pianta cresce ancora. Drosera intermedia, che è una pianta spesso confusa con la anglica perché le sue foglie somigliano molto alla anglica quando è giovane, ed è una pianta anch'essa diffusa e ancora presente in Piemonte, nelle regioni del nord Italia fino alla Toscana, se non sbaglio, è presente, se non sbaglio, anche in Emilia Romagna, comunque fino a quel livello. Da lì in giù non è più presente, giù possiamo trovare, dal centro Italia in giù, possiamo trovare altri tipi anche di piante carnivore, quali le pinguipule e alcune specie di utricularia. Perché ho voluto parlarvi delle tre specie che vivono in Italia? Perché molto spesso, quando parlo con le persone che vengono magari con me a camminare in montagna, molte persone ignorano il fatto che anche qui in Italia vi siano delle piante carnivore. E spesso ho trovato dei villeggianti distesi in zone prative, ad esempio vicino a delle zone umide, completamente ignari di trovarsi in un posto in cui cresce la drosera rotundifolia. Vediamo quindi come poter coltivare queste tre specie di drosera
tre specie veramente affascinanti. Io sono molto legato alla drosera anglica perché l'ho sempre desiderata. Negli ultimi 2 anni sono riuscito ad avere questi esemplari acquistati tramite dei piccoli esemplari su online, su internet. Ed è riuscita a svilupparsi molto bene, guardate quante fioriture, e quindi qui si capisce che ci sono tante piante, che credo che qua in mezzo cresca anche un'intermedia. Purtroppo c'è sempre stata un po' una confusione tra intermedia e anglica, perché nella forma giovane appunto si somigliano tantissimo, crescendo la anglica invece prende questa forma molto più allungata, molto più slanciata, molto più elegante, quindi questa sua eleganza a me piace tantissimo. Qui potete vedere che in qualche scapo fiorale ci sono dei fili che io ho messo perché sto cercando di creare degli ibridi. Volevo avere qui in coltivazione l'ibrido che dovrebbe essere sterile poi, una volta che la pianta poi cresce, tra anglica e rotundifolia. Quindi drosera obovata. Sto cercando di ibridare anche intermedia con rotundifolia, intermedia con anglica e tutte e tre queste specie di drosera sto cercando di ibridarle con la filiformis. Insomma, sto creando un casino incredibile perché voglio cercare di vedere che piante si sviluppano con queste ibridazioni. La obovata è anche tra anglica e rotundifolia, è anche presente nel territorio italiano perché in natura questi ibridi si creano spontaneamente. Infatti, anglica e rotundifolia in alcune paludi, ma non sempre, è possibile trovarle insieme. La intermedia rimane sempre, può anche essere trovata insieme sia con anglica che con rotundifolia, ma è meno diffusa, diciamo, nello stesso habitat con queste due specie. E quindi sto cercando di creare questi ibridi, vediamo nel corso dei prossimi anni quali tipi di piante riuscirò a far sviluppare dei semi per poter vedere anche che tipo di foglia ha la obovata, che non l'ho mai avuta, oppure come la anglica incrociata, ibridata con la filiformis, che dovrebbe dare questo ibrido chiamato Amphil, se non sbaglio, con delle foglie molto particolari, molto larghe, che ricordano un po' sia una che l'altra. Insomma, questo ci permette anche di essere stimolati nella coltivazione di piante carnivore. Se non possiamo magari permetterci l'acquisto sempre di piante carnivore, possiamo provare appunto ad ibridarle tramite i semi e avere altri esemplari di forme diverse, e questo stimola anche la coltivazione. Ma a proposito di coltivazione, vediamo come coltivare queste tre specie di drosera che vivono anche sul suolo italiano. Sono piante di semplicissima coltivazione. Rotundifolia è una pianta carnivora che gradisce una temperatura fresca, perché è una pianta comunque che possiamo trovare in montagna, ad esempio, quindi gradisce il fresco. Anglica vuole assolutamente avere un po' di fresco nella tarda primavera ed estate. Intermedia invece sopporta abbastanza anche le temperature un po' estive e anche un'esposizione un po' più soleggiata rispetto a queste due. Come le coltivo io? Allora, la drosera rotundifolia, qui potete vedere che il vasetto sotto escono le radici, ma non sono della drosera rotundifolia. Io ho fatto un errore un po' di anni fa, mi piacevano i pennacchi bianchi delle torbiere e quindi avevo preso ad una fiera a Cavour in Fiore, se non sbaglio, questa fiera florovivaistica di una zona vicino qui a casa mia, un Eriophorum angustifolium, e quindi l'avevo messo un po' nei vasetti e questa roba qui non me la sono più tolta, quindi continuo a uscire dappertutto. Dovrei prendere le piantine e pulire radice per radice, perché basta un piccolo frammento di radice di Eriophorum per far sviluppare una pianta nuova, e quindi per adesso la tengo così, anche perché mi ricorda comunque una bella torbiera piccolina e miniatura. E poi c'è anche da dire che se noi coltiviamo l'Eriophorum o comunque una pianta di questo tipo all'interno di un vaso con drosere, si garantisce che la luce solare venga sempre un po' filtrata. In effetti in natura queste piante crescono in mezzo a delle erbe di palude e quindi riescono sempre ad essere abbastanza ombreggiate. La drosera rotundifolia, come la anglica e la intermedia, per quello che riguarda il terreno, gradiscono un terreno torboso, quindi usiamo una torba di buona qualità. Possiamo mescolarla anche con un po' di perlite per dare un po' più di drenaggio.
E quindi è molto semplice coltivarle in questo tipo di terriccio. Si può sperimentare anche una coltivazione in altri tipi di substrati, però io consiglio, per le drosere ad esempio, quelle più classiche, una coltivazione classica che è quella in torba e perlite, quindi possiamo mettere un 60% di torba, anche un 70% di torba ad esempio, e un 30% di perlite, per creare un po' di drenaggio in più, un po' di arieggiare un po' la torba, che se innaffiata con un'acqua non proprio pura tende poi col tempo a deteriorarsi, quindi la perlite può aiutare ad arieggiare un pochettino la torba e farla durare un po' più all'interno del vaso. Per quello che riguarda invece l'acqua, poi dopo arriveremo all'esposizione solare, perché qui c'è da dire alcune cose. Per quello che riguarda l'acqua, l'acqua più ottimale per bagnare le piante carnivore è sempre quella piovana comunque, o altrimenti possiamo utilizzare un impianto ad osmosi e bagnare le piante con questo tipo di impianto. Acqua distillata e impianto a osmosi comunque hanno dei costi, quindi bagnare le piante carnivore vuol dire spendere. Raccogliere l'acqua piovana è il mezzo più naturale che possiamo, meno costoso, che possiamo adottare per poter bagnare delle piante appunto con quest'acqua che proviene dalla natura, quindi l'acqua più pura. Il vaso, per quello che riguarda la coltivazione di queste piantine, perché sono delle piccole piantine, può essere anche piccolo, non dobbiamo necessariamente usare un vaso di grosse dimensioni, a meno che non vogliamo creare un habitat, tipo una piccola torbiera in cui sistemare queste piante. Quindi va benissimo un vaso di questo tipo. Per un esemplare, ad esempio, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, ci sono 5 esemplari di intermedia. Questo vasetto, per questi 5 esemplari, può andare bene anche per i prossimi 2-3 anni se non si deteriora la torba all'interno. Quindi il rinvaso può essere fatto tra 2-3 anni e posso tenere la piantina qui senza disturbarla per un lungo tempo. La rotundifolia, a meno che non abbiamo un insieme di piantine come in questo caso, può essere coltivata anche in un vaso di questo tipo, può essere anche coltivata in un vasetto di questo tipo, però ricordiamoci sempre che la intermedia sopporta un po' più il caldo, anglica e rotundifolia invece lo sopportano un po' meno. Sopportano un po' meno il calore veramente forte estivo, e quindi è bene coltivarle, anche se abbiamo pochi esemplari, in un vasetto un po' più largo, soprattutto la anglica. Il prossimo anno queste piante verranno sistemate in un vaso un po' più grande, simil torbiera, diciamo. Questo perché? Perché in un vasetto piccolino così, se ci batte il sole, anche nelle prime ore del mattino, la torba, che è un substrato di colore scuro, tende a catturare molto i raggi solari e quindi tende a scaldarsi tantissimo. Un vasetto così, sistemato sotto il sole, si scalda in una maniera incredibile. Un vaso più grande invece si scalda meno, soprattutto se è di colore bianco, perché c'è più materiale all'interno e quindi ci mette di più i raggi solari a scaldarlo. Se poi il vaso è bianco, riflette la luce e quindi si scalderà meno. In più, in anglica e rotundifolia, ma questo vale anche per l'intermedia perché è molto bello averlo nei vasi, possiamo sistemare dei cuscini di sfagno in modo che nessun raggio del sole viene a colpire praticamente direttamente la torba, che ha questo colore scuro che attira i raggi solari e li cattura e si scalda. Quindi con lo sfagno in superficie, un vaso di colore bianco di dimensioni un po' più grandi, si garantisce la sopravvivenza di queste piante in coltivazione. Intermedia quindi sopporta bene la luce solare diretta, con una piccola ombreggiatura se vogliamo nella parte centrale della giornata. Anglica e rotundifolia sarebbe bene ombreggiarle comunque nelle ore più calde. Non tanto rotundifolia ad esempio, che può sopportare una luce continua solare diretta, però tende a soffrire un po', lo vediamo nella dimensione delle foglie che tendono a diventare un po' più piccole, la pianta tende a diventare un po' più stretta e sembra nascondersi nello sfagno. Anglica potrebbe patire questa illuminazione calda estiva perché è una pianta che patisce un po' di più il calore e tende a manifestarlo abbastanza in maniera evidente durante la coltivazione. Io la tratto un po' come una darlingtonia, nel senso che gli do la stessa posizione della darlingtonia, prende il sole al mattino e nel tardo pomeriggio e poi va in ombra, e in più ho riempito per bene di sfagno il vaso anche nella superficie, in modo che i raggi solari quando arrivano, il vaso è bianco, anche vedete che il rotundifolio l'ho usato di color terracotta, il vaso qui è assolutamente bianco perché questo fa sì che si rifletta tutta la luce solare
e non si scalda molto il terriccio. E così sopravvivono. Quindi diamogli veramente un'ottima illuminazione. Schermata nelle ore più calde, questo salva la vita alle tre drosere del territorio italiano. Il rinvaso di queste piante per poter cambiare il vaso va sempre fatto all'inizio della primavera, prima del risveglio vegetativo, quando vediamo che dagli ibernacoli, dopo parleremo degli ibernacoli, si sviluppano le nuove foglie, li possiamo procedere ad un rinvaso in una sistemazione nuova. Durante l'anno può creare uno stress alla pianta, però sono piante abbastanza robuste, si riprendono. La intermedia io spesso durante l'anno, anche in estate, gli ho cambiato il vaso perché magari si era rotto il vaso o qualche animale me l'aveva fatto, qualche gatto me l'aveva rovesciata e ho visto che non patisce tanto. Rotundifolia è anche abbastanza robusta, però potrebbe patire, e la anglica io gli farei un rinvaso ad inizio primavera e poi cercherei di disturbarla il meno possibile perché è robusta, sì, ma delicatina, lo vedete anche nel suo aspetto, che è molto slanciato, è una signora veramente del panorama delle piante carnivore. Io la adoro, la amo, ma tutte le amo. Lei però l'ho sempre vista quando ero piccolo nei libri, io l'ho sempre cercata, non l'ho mai trovata, adesso da 2 anni la coltivo. Quest'anno mi ricordo che quando ho avuto un infortunio alla caviglia sono uscito col gesso, guarda, le mie piante carnivore, e l'ho vista esplosa nel vaso. Non era così, era ancora più bella, perché qui vedete che ci sono delle foglie che cominciano a seccarsi perché la stagione sta andando un po' più sul caldo, quindi vediamo come procede. Invece all'inizio primavera tutte le foglie erano sane, era completamente eretta, slanciata, proprio longilinea, era fantastica, aveva dei colori incredibili tra il cremisi, il rosso, il verde, insomma uno spettacolo. Me la sono veramente guardata in quei pochi minuti che potevo stare in piedi col gesso, poi dovevo tornare a casa, mettermi nel letto e li soffrivo perché dicevo, mamma mia, potevo star lì ore e ore a guardarla, invece niente, però. È comunque sempre bella, me la sto guardando anche adesso. Ci sono delle nuove foglie che sono venute su, erette, come erano quelle della primavera. Insomma, una pianta straordinaria, tutte straordinarie. Questo tipo di drosere sono drosere di clima temperato, ce ne sono anche altre in coltivazione, ce ne sono altre che vivono in natura in zone molto fredde d'inverno. Che cosa vuol dire drosere di clima temperato? Vuol dire che queste piante carnivore non devono essere assolutamente ricoverate in casa. In inverno, anglica, rotundifolia e intermedia, teniamole sempre fuori. Come in natura, devono attraversare una stagione invernale freddissima per poter crescere poi bene il prossimo anno. Se le portiamo in casa, rischiamo di farle morire. Ma questo perché? Perché queste piante, quando arriva la fine dell'estate, cominciano a perdere un po' le foglie, cominciano a perdere le foglie e creano un ibernacolo. Che cos'è un ibernacolo? È un po' una sorta, cerco di mimarlo un po' col pugno, è un po' una sorta di foglie pressate una sull'altra, creando una sorta di pallina che possiamo trovare poi nella torba durante l'inverno, possiamo osservarlo, di foglie compresse, creando una sorta appunto di sfera inserita nel punto centrale della pianta, nel senso che cresce proprio nel punto centrale della pianta, le foglie si richiudono su se stesse e in questo modo superano i rigori invernali, perché sono pressate come se hanno freddo, quindi si stringono una sull'altra e in questo modo superano la stagione fredda invernale. Questo vuol dire che queste piante possono sopportare anche il gelo e il freddo. Ripeto, come ho detto anche per Darlingtonia, in una coltivazione in vaso che è artificiale, naturalmente c'è sempre bisogno di un po' di protezione. Fossero in natura, anche se c'è il ghiaccio, questo non porta nessun tipo di danno. Ma quando coltiviamo le piante in un vaso che ghiaccia totalmente può dare uno stress idrico alla pianta e quindi rischiamo di far morire anche questo ibernacolo con le sue radici. Quindi cerchiamo sempre durante l'inverno, se le abbiamo lasciate fuori, in cui c'è neve e un freddo intenso, temperature anche sotto i 10 gradi, ad esempio, controlliamo sempre che il vaso non sia ghiacciato totalmente. Se per caso lo troviamo che è diventato un blocco di ghiaccio, non allarmiamoci, basta semplicemente bagnare la pianta dall'alto in modo da sciogliere questo ghiaccio. In più, senza esagerare per quello che riguarda le drosere di clima temperato, possiamo avvolgere il vaso con un tessuto non tessuto, magari uno o due giri di tessuto non tessuto senza esagerare, in modo da preservare un po' il vaso dal congelamento, perché questa è veramente una cosa pericolosa delle piante coltivate in vaso.
Ricordo che per coltivare bene le drosere di clima temperato, ma un po' molte drosere in base alla specie, bisogna utilizzare tanta acqua. Quindi questi vasi io li tengo in bacinelle bianche, così riflettono ancora la luce solare, con un livello di acqua più o meno a quest'altezza. Questo perché molto spesso le drosere, io parlo sempre di questo video appunto di drosera rotundifolia anglica e intermedia, vengono anche sommerse a volte dall'acqua. Quando ci sono queste grandi piogge che continuano per tanto tempo, magari il livello dell'acqua nelle paludi si alza leggermente e quindi può arrivare anche a sommergere alcune piante di drosera. Ok, abbiamo parlato di queste piante, di queste tre sorelle italiane di drosera, abbiamo parlato della loro coltivazione, la luce, il vaso, la temperatura. Ricordo, piante di clima fresco, di clima montano, a parte lei che sopporta la intermedia, sopporta un po' più la luce, il caldo estivo. Piante comunque da coltivare in un clima, diciamo, semifresco, senza esagerare, non dobbiamo impazzire, dobbiamo solo garantirle un po' di ombreggiatura nei mesi più caldi estivi. Una buona illuminazione, un'acqua pura per poterle bagnare, possibilmente acqua piovana, un rinvaso fatto all'inizio della primavera può essere utile per non stressare troppo queste meravigliose piante, e in inverno le lasciamo fuori in modo che possano creare questo ivernacolo, questa struttura proprio della pianta che aiuta la pianta stessa a superare i rigori invernali. Io con questo vi saluto e dai, ci vediamo a un prossimo appuntamento in giardino parlando di qualche altra pianta carnivora. Credo che sarà la Pinguicula vulgaris, un'altra pianta carnivora che vive qui in Italia. Possiamo trovarla molto più comunemente rispetto alle drosere in montagna, dove ci sono questi torrentelli che si arenano nei prati, ad esempio. E io la coltivo in una roccia calcarea, perché è una pianta che non ha assolutamente bisogno di un terreno che sia necessariamente acido, quindi una roccia calcarea, e vediamo magari in un prossimo video come coltivarla. Anche lei da tenere un po' al riparo, perché essendo una pianta di zone montane, da una forte illuminazione calda che è quella estiva. Ciao a tutti e grazie per avermi fatto visita in questo nuovo appuntamento in giardino, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!